sale, sale, pepe, pepe, sale, sale, pepe, sale, pepe, sopra sale, sotto il piatto da mangiare. Solo pepe senza sale, solo sale senza pepe. Guarda un po' questa ricetta e mi fa girare la testa. Pepe, sale, sale, pepe, pepe, sale, sale, pepe, sale, pepe, sopra sale, sotto il piatto da mangiare. Solo pepe senza sale, solo sale senza pepe. Ciao a tutti, bentornati. Eccomi di nuovo in cucina con Claudio per presentarvi un primo piatto. Si tratta dei paccheri con i calamaretti e i peperoni arrostiti. Un piatto colorato e dei sapori mediterranei. Ma lasciamo la parola a Claudio che ci presenterà gli ingredienti del piatto. Ciao a tutti, ciao Vale. Ciao, eccoci qua, siamo pronti allora per fare questa ricetta interessante ma buona, gustosa e semplicissima come sempre. Sai benissimo che a me piacciono tanti ingredienti strani, però semplice da effettuare. Serviranno per questa ricetta dei paccheri, il nostro classico olio extravergine d'oliva, del prezzemolo, dell'aglio, dei pomodorini pachino, della salsa di pomodoro, dei calamaretti freschi, ma va bene anche quelli congelati se non si trovano, va bene lo stesso, e dei peperoni che poi metteremo ad arrostire e vi faremo vedere come si preparerà. Okay. Allora Vale, per prima cosa dobbiamo preparare i peperoni. I peperoni li dobbiamo arrostire nel forno, quindi è una ricetta che ci vuole un po' di tempo perché sono questo è un passaggio un po' lungo da fare. Poi dopodiché preparerò la salsa, che è una cosa velocissima questa invece, prenderò l'aglio e il prezzemolo, farò un trito di aglio e prezzemolo, dopodiché mi dedicherò ai calamaretti. Toglieremo l'interno, questo ossicino, puliremo gli occhietti e poi dopo li taglieremo a listarelle fini fini fini. E per ultimo taglierò dei pomodori pachino tagliati in quattro, un po' di salsa di pomodoro proprio per decorare il piatto. Pepe, sale, sale, pepe, pepe, sale, sale, pepe, sale, pepe, sopra sale, sotto il piatto da mangiare. Solo pepe senza sale, solo sale senza pepe. Guarda un po' questa ricetta e mi fa girare la testa. Pepe, sale, sale, pepe, pepe, sale, sale, pepe, sale, pepe, sopra sale, sotto il piatto da mangiare. Solo pepe senza sale, solo sale senza pepe. Guarda un po' questa ricetta e mi fa girare la testa. Senza pepe, senza il sale, non potrai dar quel tocco originale ai quei piatti preferiti che prepari per gli amici. Pepe, sale, sale, pepe, pepe, sale, sale. Ecco qua, allora, ora che abbiamo preparato i peperoni, che abbiamo cotto e che abbiamo pulito i peperoni, adesso ci metteremo qua, Vale, li tagliamo a listarelle per preparare la nostra salsa. Ma li prendiamo, sono già pronti. Tutti belli colorati. Tutti belli colorati, sì, abbiamo preso i colori verdi. Sì, adesso tagliamo un po' verdi, un po' rossi, un po' gialli, così almeno diamo anche un po' di colore al nostro piatto. Sembra un piatto... Ecco fatto. Ostile, adesso, sì. Adesso siamo pronti per andare a preparare la nostra salsa. Ok, ci spostiamo allora i fornelli. D'accordo. Ok, allora adesso Vale, per prima cosa mettiamo a cuocere i paccheri perché hanno una cottura di 10-12 minuti. Lasciamo cuocere adesso e iniziamo a fare la salsa. Sale, pepe, sopra sale, sotto il piatto da mangiare. Solo pepe senza sale, solo sale senza pepe. Guarda un po' questa ricetta. Pepe, sale, sale, pepe. Poi mettiamo un goccio di altra cottura, anche qua. Si sente profumo il mare, ti è spigionato. Sì. Adesso mettiamo i peperoni. Ok. Un pochino di salsa e pomodoro per dare un po' di colore e un po' di sapore. Pepe, sale, sale, pepe, pepe, sale, sale, pepe, sale, pepe, sopra sale, sotto il piatto da mangiare. Solo pepe senza sale, solo sale senza pepe. Guarda un po' questa ricetta che mi fa girare la testa. Pepe, sale, sale, pepe, pepe, sale, sale, pepe, sale, pepe, sopra sale, sotto il piatto da mangiare. Solo pepe senza sale, solo sale senza pepe. Guarda un po'. Adesso noi impiattiamo i nostri pasti.
pronti per la prova assaggio. Buon appetito a tutti! Buon appetito! Cari amici, bentornati da Barbara Chelucci. Eccoci ancora insieme ad una nuova puntata della nostra trasmissione dedicata alla cucina. Oggi siamo andate a trovare un ospite di tutto riguardo. Per voi abbiamo un giornalista, lo scrittore gastronomo italiano, Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo, benvenuto. Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti. Allora, caro Edoardo, chi meglio di te ci può parlare di cucina? Innanzitutto volevo sapere se c'è un piatto preferito che prediligi. A me piace molto la semplicità, adoro i gamberi rossi, quelli che si chiamano gamberi rossi di Sicilia, che poi si possono pescare tra Mazara del Vallo, Viareggio, Forte dei Marmi, Sanremo o anche Bordighera. Invece c'è un cibo particolare che non ti piace? Non mi piacciono i pomodoretti gratinati della mia infanzia, che mi ricordano le vacanze al mare da bambino, la pensioncina a 2 stelle, forse una stella sola, ed era il corollario di tutti i pranzi e tutte le cene. E invece hai un piatto facile e veloce che cucini personalmente, di cui magari ci puoi dare anche la ricetta per i nostri amici che ci guardano da casa? Io detesto cucinare, sono una pigrizia stratosferica, so fare solo un piatto che si chiama tonno di coniglio, che è un piatto astigiano in particolare. Si parte da un coniglio meglio se ruspante e viene fatto lessare intero o a pezzacchioni molto grossi con sedano, carote, finocchi, erba salvia, un po' di prezzemolo, e si lessa al dente, poi si taglia a pezzettini, si disossa e questi pezzacchiotti vengono messi sotto olio extravergine, magari ligure oppure anche di un'altra zona, olio, aglio ed erba salvia, e fatto così sembra tonno, invece coniglio. Edoardo, ma preferisci più il dolce o il salato? Ho sempre preferito fino a 3 anni fa il salato di qualunque tipo, il dolce era proprio una piccola cosa. Adesso col bendaggio gastrico che ho trasformato i miei cibi ideali, quelli che riescono a passare attraverso il mio stomachino, preferisco il dolce, anzi mangio tanti dolci, troppi dolci. Ma mangi più carne o pesce? È un altro condizionamento dal bendaggio gastrico, pesce, pesce, pesce. La carne, come la pizza, come certi primi piatti, sono esclusi. Mangio carne quando vado al ristorante e devo provare più che possibile i piatti, allora mi assaggio un pezzettino di carne, ma proprio veramente ai minimi termini. Infatti ho un colesterolo molto molto buono. Cosa ne pensi della cucina vegetariana? Rispetto le scelte vegetariano, anche scelte filosofiche, gastropolitiche più significative, più radicali, ma io sono per masticare, masticare, masticare finché i denti reggono. Ogni nostra regione ha la sua cucina. Ce n'è una che preferisci rispetto alle altre? Beh, le grandi tradizioni gastronomiche dei dolci, per esempio, appartengono alla Sicilia. Il pesce è anche questo appannaggio del sud. Diciamo che le grandi tradizioni gastronomiche sono a sud. La grande ristorazione invece, ahimè, non solo in Italia ma dovunque, è dove ci sono i soldi. Quindi tu puoi mangiare da Dio del pesce meraviglioso a Ginevra, o perché magari ci sono le sedi dell'ONU. Ecco, questi sono i condizionamenti, le diversità tra le grandi tradizioni, la storia e la ristorazione. E secondo te i migliori cuochi sono gli uomini o le donne? Sicuramente sono gli uomini, perché la donna sarà l'angelo focolare, ma prende la cucina così come pulire in casa, ovviamente come una servitù. Poi la può prendere con più affetto, più accettazione del matrimonio, comunque del fatto di essere in casa a fare la casalinga, però cucinare è un mestiere, e i mestieri, soprattutto quelli faticosi, in genere appartengono agli uomini. Edoardo, ma qual è la ricetta, un piatto che ti ricorda la tua infanzia? Sono lombardo, mia nonna e mia mamma si chiamavano Fumagalli Gallera, quindi nomi totalmente lombardi. La cassola, il bottaggio di maiale, la cassola, pronunciatela bene, eh? Grazie Edoardo per la tua disponibilità, è stato un vero piacere ascoltarti. Grazie a te, in bocca alle balene a tutti. Un saluto da Barbara Chelucci e da Edoardo Raspelli. Ciao! Bentornati gentili telespettatori, un saluto da Pierre. Oggi sono qui per parlarvi di una spezia molto conosciuta, la senape.
Secondo la tradizione si pensa che la senape sia stata coltivata per la prima volta in India attorno al 3000 a.C. e in un secondo momento esportata anche nell'Europa occidentale. In realtà era molto utilizzata e diffusa già al tempo dei Romani, che erano soli utilizzarla nella preparazione di pietanze come medicina. La pianta della senape viene coltivata nel corso della primavera, soprattutto nelle aree del bacino del Mediterraneo. I fiori vengono raccolti in un secondo momento nel corso dell'estate e i semi di tale pianta vengono utilizzati per realizzare la salsa della senape. In natura esistono diverse tipologie di senape, ma quelle coltivate sono principalmente tre. La senape bianca, caratterizzata da semi di grandi dimensioni dal colore bianco giallastro. La senape nera, caratterizzata da semi più piccoli, dal colore più scuro e deciso e da un sapore più piccante. La senape bruna o cinese, caratterizzata da semi di colore verde e ampiamente utilizzata in Oriente. La senape più utilizzata nella cucina italiana è quella ottenuta dai semi neri e bianchi della senape stessa, che vengono poi uniti ad altri ingredienti e utilizzati come importante accompagnamento, in particolar modo per le carni. Uno dei paesi principali in cui viene prodotta e consumata questa spezia è la Francia. Secondo la tradizione, nel 1500 a Orléans fu realizzata una corporazione di senapieri ed è proprio in queste zone, nella zona centrale e settentrionale della Francia, che vengono realizzate alcune delle più importanti mostarde di senape. Ed è proprio col termine mostarda che vengono indicate le senapi sia francesi che inglesi. Tuttavia, la mostarda italiana non ha nulla a che vedere con questo prodotto. La senape in crema si conserva in frigorifero in un recipiente ben chiuso. Un'altra tipologia invece è quella rappresentata dalla polvere e dei semi di senape, che può essere conservata in un barattolo chiuso e ha una conservazione più lunga. La senape, oltre ad essere una spezia poco calorica, possiede importanti proprietà dal punto di vista medico. Favorisce l'aumento e l'afflusso della circolazione del sangue, ma se utilizzata in quantità troppo eccessiva, può comportare problemi dal punto di vista digestivo. Un'ultima curiosità legata a questa spezia, che ha origini molto antiche, è quella di utilizzare la pasta come mezzo per alleviare i dolori reumatici e muscolari. Anche per oggi è tutto, un saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Bentrovati a tutti amici telespettatori, sono Simone Federici, di nuovo in compagnia con lo chef Claudio Lazzoni. Ciao Claudio. Ciao Simone, ciao a tutti. Allora Claudio, sai che questo spazio è dedicato alle ricette veloci, soprattutto per me, perché ho, come sappiamo tutti bene, ormai qualche difficoltà in cucina, anche se ultimamente devo dire che sono migliorato, dai. Lo puoi dire anche tu, sì, vero? Mi hai fatto assaggiare un paio di piatti e devo dire la verità, veramente buoni. Sto migliorando, grazie a te sto migliorando. L'altra mattina mi sei venuto in mente e sono andato a correre di nuovo presto. Okay. E intanto che c'ero, passavo davanti a un supermercato, ho preso linguine e vongole. Ho detto, oggi vedo il mio amico Claudio, sentiamo che piatto mi può consigliare, dimmi un po'. Ok, hai fatto un ottimo acquisto, un piatto che mi piace tantissimo anche a me, quindi mi inviterai. Vedi? Ok, quindi facciamo delle linguine alle vongole, vediamo, semplice, rapido e ottimo e molto buono. Vai, allora ti invito e le faccio io, però mi devi dire come si fanno. Perfetto, ok, allora prendiamo le vongole e le facciamo purgare per un'orettina, le mettiamo in acqua con un po' di sale. Acqua fredda? Acqua fredda con un po' di sale, sì. Puoi mettere anche il sale grosso, ma non bisogna per forza mettere il sale fino, quindi si lasciano lì. Una volta che queste hanno spurgato, le risciacquiamo per bene, stando attenti sempre a non romperle oppure che vada via con l'ultima terra che c'è. Dopodiché prendiamo la nostra pentola, la mettiamo sul fuoco, facciamo bollire l'acqua, la nostra padella. Antiaderente. Sì, va bene, ok. Un goccino d'olio e uno spicchio d'aglio schiacciato. Okay. Facciamo soffriggere, mettiamo le vongole e le copriamo con un coperchio. Perfetto. Stando attenti che non ci schizza tutto in giro. Esatto, che sennò mi tocca anche tu pulire oltretutto. Ok, perfetto. Dopodiché cosa facciamo? Una spruzzatina di vino bianco e lasciamo evaporare. Ok. Cuoce la nostra pasta, la tiriamo su molto al dente. Ok. La mettiamo nella padella e la finiamo di cuocere. Una gelatina e un po' di prezzemolo all'ultimo. Tutto qui? Tutto. Dai, allora la faccio e poi ti chiamo e proviamo, vediamo se sono molto buone, ok? Ok, va bene. Ok. Ora per voi un paio di indiscrezioni. Non conservate la farina in un luogo troppo umido, poiché perderà la sua capacità di lievitare. Per cuocere meglio insalata belga e cavolini di Bruxelles, incidete prima un taglio a croce sul torsolo. Claudio, mia madre l'altro giorno è venuta in casa, mi ha trovato il frigo completamente vuoto come al solito, ha deciso di andare a fare la spesa anche per me. Mi ha portato cozze e pomodorini, dimmi tu cosa posso cucinarle. Ok, bene Simo, speriamo che queste cozze che ha portato tua mamma siano di Spezia, che sono le migliori da fare.
Claudio, io le cozze le so pulire, dunque dimmi se sbaglio, devo tirare via la barbettina e risciacquarle bene bene. Perfetto. Però ho un problema, non so cucinarle. Va bene, non c'è problema, sono qua ad aiutarti, okay, come sempre. Non ti preoccupare, sì. Allora cosa facciamo? Una volta che le hai pulite, prendiamo una bella pentola capiente, però okay, qua adesso, una specie di casseruola abbastanza quindi alta. Niente pentola aderente. Niente pentola aderente, niente. Spicchio d'aglio, okay, olio, tranquillo, facciamo soffriggere piano piano bene. Una volta che è soffritto, versiamo le cozze, le chiudiamo con un coperchio anche qua. Nel frattempo prendiamo i pomodorini. Certamente. Abbiamo anche i pomodorini. Cosa facciamo? Li sciacquiamo anche questi e li tagliamo a quattro proprio, tagliati in quattro, okay, tranquillamente. Una volta che le nostre cozze sono quasi pronte e sfumate di vino bianco, all'ultimo mettiamo i pomodorini. Semplice, veloce, rapido. Finito? Finito. All'ultimo un po' di prezzemolo tritato. Ok, allora Claudio, grazie mille ancora per questi consigli, grazie a voi da casa e mi raccomando seguiteci alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao! Pepe sale, sale, pepe, pepe, sale, sale, pepe, sale, pepe, sopra il sale, sotto il piatto da mangiare. Solo pepe senza sale, solo sale, senza pepe. Guarda un po' questa ricetta e mi fa girare la testa. Pepe sale, sale, pepe, pepe, sale, sale, pepe, sale, pepe, sopra il sale, sotto il piatto da mangiare. Solo pepe senza sale, solo sale, senza pepe. Guarda un po' questa ricetta e mi fa girare la testa. Pepe senza il sale non potrai dar quel tocco originale ai tuoi piatti preferiti che prepari per gli amici. Pepe sale, sale, pepe, pepe, sale, sale, pepe, sale, pepe, sopra sale, sotto il piatto da mangiare. Solo pepe senza sale, solo sale, senza pepe. Guarda un po' questa ricetta che mi fa girare la testa. Pepe sale, sale, pepe, pepe, sale, sale, pepe, sale, pepe, sopra sale, sotto il piatto da mangiare. Solo pepe senza sale, solo sale, senza pepe. Guarda un po' questa ricetta che mi fa girare la testa. We'll be right back.